Amici rossoneri e amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Ho voluto rimettermi questa vecchia maglietta degli anni d'oro del Milan, così perché mi è venuta un po' di nostalgia. Non so, a me piace tantissimo, proprio righe nere ben definite, manica lunga addirittura, ragazzi. Bellissima maglia e l'ho voluta un po' così rispolverare. Fatemi sapere se vi piace. Allora, prima di parlare del Milan... E parlo dell'Inter, ma prima di parlare dell'Inter, iscrizione al canale, like e poi ovviamente commentate con le vostre opinioni. Allora, parlare dell'Inter, giusto due cose perché poi comincia a venirmi da grattare. Sono un po' permalosetti questi interisti, un po' permalosetti, perché nei video precedenti, quando dicevo che se solo può permettere l'Inter, che è assolutamente indebitata, dovremmo a maggior ragione permetterci anche noi di fare degli acquisti o dei rinnovi un po' più onerosi. E gli amici interisti si sono un po' offesi perché ho detto che sono indebitati, no? E dicono che anche noi siamo indebitati e quindi dovremmo, entro la fine dell'anno prossimo, metà dell'anno prossimo, 2025, saldare il debito con Elliott, oppure il Milan tornerà da Elliott. Ma io dico magari, viva Dio, magari tornassimo da Elliott, almeno se ne va via questo signore qua e magari la prossima volta Elliott decide con più accuratezza il destinatario della vendita del Milan. Quindi per me, a me mi fa solo un piacere se Gerry Cardinale non riesce a pagare il debito, sinceramente. Quindi non mi fa né caldo né freddo questa cosa. Mentre oltretutto loro rincarano la dose dicendo che l'Inter quest'anno è in pareggio di bilancio e andrà addirittura in attivo. Allora ragazzi, io non sono un esperto di finanza, no? Ma se l'Inter o una società va in pareggio di bilancio quest'anno, non vuol dire che azzera tutti i debiti dei bilanci degli anni scorsi, per cui il miliardo di debiti a cui fa riferimento il nostro amico Gasperini, che poi lui, qualcuno degli interisti dice che potrà venire denunciato per diffamazione, questo, quello e quell'altro, ma è solo una banale coincidenza, ragazzi, che il miliardo di debiti ce l'avete anche voi. Lui non si sa a che squadra si riferisce, avete anche un po' la coda di paglia, direi, no? Perché lui dice soltanto, gli hanno chiesto come si dovrebbe fare a colmare il gap con la prima in classifica, e lui ha detto, è semplice, basterebbe fare un miliardo di debiti, con un miliardo di debiti si possono prendere sai quanti giocatori e quanti mantenerne, quindi e non ha neanche tutti i torti, perché tu metti un miliardo in più a una società per spendere liberamente, credo che possa tranquillamente colmare il gap con chi gli sta sopra. E quindi ragazzi, siete anche, oltre a non capire, credo, io non capisco molto di finanza, però un pochino l'ho studiata, e oltre a non capire niente di finanza, siete anche molto molto permalosetti. Comunque vabbè, finiamola qui, che già mi viene un po' da grattare. Allora ragazzi, parliamo di Milan, finalmente parliamo di Milan. Io mi auspicavo che venissero a verificarsi sostanzialmente due cose che erano emblematiche di quello che voleva fare questa società, ovvero la scelta dell'allenatore. E già ci ha fatto veramente vomitare con la scelta dell'allenatore, e l'altra la scelta dell'attaccante. Ci sono già un po' di nomi che sono passati, insomma, sulla bocca di chi fa calciomercato. Si è parlato di Gzirze, che poi dicono che si è allontanato perché ci sono le commissioni. Si è parlato di Sesco, che si partiva da una quota di 50, siamo arrivati praticamente a 80, quindi... Ma no, non è possibile che una squadra come il Milan possa spendere 80 milioni per un giocatore. Ma va, figurati. Poi rischiamo di vincere, ragazzi. Rischiamo di vincere, quindi è meglio non comprarlo. Poi abbiamo adesso... Che abbiamo? Ecco, la scelta dell'attaccante, appunto, queste due cose. E siccome io non ho molta fiducia, poi parliamo anche degli altri giocatori dei quali si stanno facendo i nomi ultimamente, siccome io non ho molta fiducia in questa società, credo che poi verrà un attaccante che non scalderà il cuore come non ha scaldato il cuore l'ingaggio dell'allenatore, che tra l'altro dicono
che dovrebbe arrivare a metà della settimana prossima, dovrebbe essere quindi ufficiale, lo dico per quelli che magari ancora sperano che ci sia una bella sorpresa. Non mi aspetto molto di buono, anche perché questo anche ritardo della campagna abbonamenti, di solito eravamo fra i primi a fare la campagna abbonamenti, questo ritardo la dice lunga sul fatto che neanche loro si fidano di se stessi, perché se avessero questo entusiasmo nell'acquisto o sapessero di portare a casa un giocatore di quelli pesanti, avrebbero già aperto la campagna abbonamenti. Questa cosa qua a me mi puzza un po' di questo ritardo, perché sinceramente anche loro sanno che non è che stanno operando in base a quello che desiderano i tifosi, ma è sempre in base al discorso economico e nient'altro. Quindi Sesco non se ne parla, Zirkzee non se ne parla, a mio avviso. Rimangono Santiago Jiménez, 40 milioni, siamo lì al limite, ma poi sicuramente salterà qualche cosa fuori di commissione, di ingaggio troppo alto, per cui anche quello svanirà. E poi, finito il discorso attaccanti, adesso si sta parlando del terzino destro che dovrebbe, io credo, sostituire Calabria, ovvero Emerson Royal del Tottenham e Thiago Santos del Lille, che potrebbe anche portarselo dietro, così avere il richiamo da parte di Fonseca. Ragazzi, questa qui è la situazione, non bella, ma ci tenevo a così aggiornare su questa cosa, dire anche il mio punto di vista, e speriamo che questa società qua, insomma, si abbia, come dire, capisca che non è solo il bilancio che conta, ma è anche vincere, che quindi, insomma, si sveglino in questo senso. Ci tenevo anche a fare questo preambolo per i cari amici interisti, poverini, che non sanno molto di economia e quindi sotto i miei video continuano a dire che noi siamo più indebitati di loro. Veramente questa è un'eresia, una cosa che io non mi aspettavo mai di sentire da parte di un interista, una roba veramente... è un paradosso, ecco, è un paradosso vedere scritti certi commenti sotto i video che faccio, perché sono veramente, veramente assurdi, nerassurdi per la precisione. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrizione, like, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, forza Milan!